Sì, da Brescia è tantissimi anni che non gioca la nazionale, io non giocavo ancora anche a rugby, quindi so che comunque è tanti anni che non arriva alla nazionale di rugby, e comunque anche una nazionale, come hai detto te giustamente, anche di altri sport. Chiaro che il mio augurio è quello di poter far parte nel gruppo, e magari anche scendere in campo, perché credo sia l'aspirazione di ogni insomma, bresciano poter giocare nella propria città con la maglia nazionale. Lorenzo, tu sei, a mio parere, uno degli esempi in cui si può dire di qualcuno che ce l'ha fatta ad arrivare davvero in alto. Queste esperienze all'interno della Celtic League credo che ti stiano facendo ovviamente crescere di volta in volta. Qual è il tuo bilancio, per quanto parziale, di questa stagione, ma totale, dall'inizio, insomma dal tuo primo cap, chiamiamolo così, in Celtic League? Sì, io sono stato anche abbastanza fortunato di riuscire a far parte anche della realtà del Benetton Treviso, che comunque credo sia un esempio anche rispetto anche ad altre società. E dopo che sono andato via da Calvisano sono stato appunto fortunato ad essere chiamato lì. Credo che in questi anni abbiamo lavorato tanto, siamo migliorati tanto, abbiamo guadagnato anche il rispetto delle squadre un po' in tutta Europa. Quest'anno puntiamo ancora a fare meglio, siamo partiti abbastanza bene, anche considerato le squadre che abbiamo incontrato. Adesso inizia la Heineken Cup, altra competizione durissima, perché il nostro girone veramente abbiamo i campioni della Celtic, della Francia, i vice campioni inglesi, insomma, però è anche uno stimolo per far bene. Competere a questo livello può solo che aumentare, certo che lo step passa anche attraverso le vittorie, perché non puoi solo sempre giocare bene o comunque giocare ad alto livello se poi non vinci. Noi credo che fortunatamente stiamo imparando anche a vincere, perché anche quest'anno alcune partite che magari altri anni perdavamo le siamo riusciti a vincere, quindi siamo maturati anche in quel senso. La rosa è molto competitiva, quindi bisogna lavorare, far sì anche poi che credo anche che l'altra squadra italiana, le Zebre, possano prima possibile vincere e raggiungere anche un buon livello di gioco. Hai ancora un sogno nel cassetto? No, i sogni ce ne sono sempre tanti e credo che negli anni qualcuno sia riuscito a realizzarlo, come non avrei neanche mai pensato di giocare, diciamo, professionista rugby. Se per quello sono riuscito a vincere lo scudetto sia col Calvisano, nonostante l'infortunio, che col Treviso. Adesso gioco in una competizione di altissimo livello e è chiaro che i prossimi sogni a livello di club possono essere raggiungere anche degli obiettivi. Non sarà facile, non so se col Treviso o magari con altre maglie, però bisogna aspirare. E dopo anche a livello nazionale credo che posso aspirare ancora a tanti obiettivi, perché tutto sommato la mia carriera internazionale è abbastanza ancora piccola. Ecco. C'è una carrellata. Un orgoglio, un onore presentare questo evento importantissimo al nostro Stadio Rigamonti. Ma direi che è la mia prima uscita ufficiale, visto che sono stato eletto da poco. È sicuramente per me una grande gratificazione poter far sì che la nazionale italiana gioca a Brescia. Il vecchio consiglio aveva assegnato questa partita tramite G-Sport alla città di Brescia, poi successivamente sono diventato presidente, per cui una serie di coincidenze che fanno sì di mettere in risalto la nostra città. Diciamo che il debutto a livello sportivo, evento agonistico così importante con il Tonga, tu come ex giocatore del rugby come vedi questo trittico? La partita di Tonga è una partita molto importante perché ci aiuta nel ranking mondiale. Tonga è sicuramente alla nostra portata. Ovviamente All Black e Australia hanno un appeal diverso perché sono nazionali sicuramente di primo livello e speriamo che la nazionale italiana figuri bene in tutti i tre test match.